da gustare, e per cui siamo molto orgogliosi di aver fatto questo libro, perché valorizziamo poi il territorio e i prodotti agroalimentari del territorio. Giusto. Deve essere molto custodito e niente, perché va messo per ultimo in modo per sembrare più una frutta. E poi il pane nostro deve essere da fermo e sciapo, perché nell'antichità appunto non si sprecava mai niente. Allora anche mette che la sera prima hanno fatto la panzana. Dai! Pane e resistenza. Pensavamo che la guerra fosse finita, che siccome avevamo firmato l'armistizio quel settembre sarebbe stato ricordato dalla storia. Eravamo tutti felici, anche se non avevamo niente come il giorno prima. Noi non avremmo mai immaginato che la guerra vera iniziasse per noi quel giorno. Gli aerei cominciarono a passare, le sirene ad urlare, impazzite, a dirci che col coprifuoco non potevi uscire dal rifugio. Qualcuno divenne partigiano e dalle macchie faceva la resistenza per darci libertà ed uguaglianza. Mandavamo i foglietti stampati di nascosto per diffondere tra la gente le idee nuove. Noi, come potevamo ricambiare, gli davamo una bottiglia di vino o un po' di pane. Pane e acqua gotta. Se la storia è quella dell'ubano e dell'alfabeto, sull'ubano e sull'acqua gotta punto il mio dito. Ma se l'intingo per sentirsi scotta, sto preparando per voi l'acqua gotta. Serve un po' d'olio nella padella, l'erba raccolta levata, saldella con la cipolla, sedano di un uovo. Devo aggiungere lo prezioso pomidoro, l'acqua al limite dell'uordo. Vollu, ollo e parivollu. Quando l'orologio un'ora è già passata, essa è quasi preparata. Taglio il pane a piccole fette, nella zuppiera sono perfette. Ci aggiungo lo soffritto di prima, ecco a voi l'acqua cotta con la rima.